7 maggio 2019, benvenuti alla nuova edizione di Milano Pavia News. Vediamo subito i nostri titoli della giornata. 43 persone arrestate per reati che vanno dall'associazione a delinquere alla turbativa d'asta, tra i fermati anche 4 esponenti di spicco di Forza Italia. Condanna a 3 anni e 4 mesi per l'ex direttore della residenza di Montebello Giovanni Gastaldo, 3 anni per l'operatore sociosanitario Davide Montagna. Impossibile fare previsioni sulla riapertura, sono le parole del vescovo di Vigevano Gervasoni. In queste ore intanto il Duomo è stato monitorato con un drone. Riaprite il pronto soccorso nelle ore notturne, protesta di una delegazione di Abbiategrasso davanti alla regione. Non ci fermiamo qui, le parole del sindaco Nai. E dopo le polemiche sulla moschea, gesto di apertura della comunità cristiana di Magenta con l'invito ai musulmani a pregare nella parrocchia di San Paolo VI. Un tasso di occupazione del 112%, quasi il doppio di Milano, è quello registrato a Golferenzo, piccolo paese di appena 198 abitanti. E allora apriamo il nostro telegiornale, come avete sentito dai titoli, con la maxi operazione condotta questa mattina dagli uomini dei carabinieri e della Guardia di Finanza in diverse province, sia della Lombardia che del Piemonte. In tutto sono 43 le persone fermate, tra amministratori pubblici ma anche imprenditori. Tra gli arrestati anche 4 esponenti di spicco di Forza Italia. Sentiamo. I carabinieri di Monza e la Guardia di Finanza di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA milanese su 2 gruppi criminali operativi tra Milano e Varese, costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici. Tra gli arrestati spiccano i nomi di Pietro Tatarella, candidato di Forza Italia alle europee nel prossimo 26 maggio, e del sottosegretario forzista della Regione Lombardia, Fabio Altitonante. I magistrati hanno anche presentato una richiesta d'arresto per il parlamentare di Forza Italia, Diego Sozzani, accusato di finanziamento illecito ai partiti. Accuse di finanziamento illecito anche a Fratelli d'Italia. È stata condotta dalla DDA. Ancora la originaria assegnazione era relativa al periodo in cui il coordinatore della DDA era la collega Ilda Boccassini e nasce dalla figura di un imprenditore, Napoli Renato, che era emerso sia nell'indagine Infinito sia nell'indagine Crociato. Napoli Renato era un imprenditore la cui famiglia era di origine calabrese e aveva stretti rapporti con esponenti delle famiglie. Quindi, ponendo la lente di ingrandimento sulla figura di Napoli e sul appalti di cui si rendeva assegnataria la sua azienda, abbiamo disvelato una serie di vicende di turbative d'asta che riguardano gare AMSA. Uno dei soggetti che risponde di una di queste turbative d'asta è questo imprenditore a cui ha fatto cenno poc'anzi il procuratore D'Alfonso Daniele. E appunto anche qui allargando l'ambito investigativo anche alla figura di quest'altro imprenditore sono emersi sin da subito i rapporti con la famiglia Molluso. Abbiamo monitorato questo rapporto tra l'imprenditore D'Alfonso Daniele, la cui azienda e Call Service opera nel settore della raccolta rifiuti e bonifiche e dalla figura di D'Alfonso Daniele siamo risaliti al suo legame con i politici, in particolare con Tatarella. È stata contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Perché? Perché attraverso la figura di D'Alfonso, la ditta che faceva capo, che fa capo alla famiglia Molluso, riusciva ad aggiudicarsi commesse private e pubbliche. Ci sono una serie di conversazioni da cui si evince che la famiglia Molluso ha una serie di benefit economici, quindi l'attività di guardiania, il noleggio di mezzi d'opera e che comunque continua a esercitare il controllo del territorio.
Proseguiamo con la cronaca giudiziaria, perché nelle scorse ore sono arrivate anche le prime condanne per i maltrattamenti agli ospiti anziani e disabili della casa di riposo di Montebello, maltrattamenti emersi dopo una lunga indagine portata avanti dagli uomini della polizia. Facciamo il punto. 3 anni e 4 mesi di carcere all'ex direttore della residenza per disabili di Montebello, Giovanni Gastaldo, 3 anni per l'operatore socio-sanitario Davide Montagna. Sono le prime sentenze del processo per i maltrattamenti agli ospiti venuti alla luce lo scorso anno con un blitz della polizia nella RSD intitolata Monsignor Rastelli. Le accuse sono di maltrattamenti per entrambi e di lesioni personali per Montagna. Ex direttore e operatore sanitario dovranno però rispondere di altre accuse legate ad altri episodi. La procura di Pavia ha infatti aperto 2 distinti fascicoli sulla vicenda. All'OS vengono imputate altre lesioni, mentre Gastaldo dovrà rispondere anche dell'imputazione per esercizio abusivo della professione di farmacista. Secondo l'accusa, infatti, avrebbe venduto o distribuito medicinali all'interno della struttura senza alcuna autorizzazione. L'udienza per questi episodi è stata fissata per il prossimo 17 giugno, quando dovrebbe essere ufficializzata anche la costituzione di parte civile dell'ATS di Pavia e di un'associazione di consumatori. Il 28 giugno invece si aprirà il processo agli altri 3 indagati nella vicenda, un'educatrice, un medico e una psichiatra. Con le nostre notizie ci spostiamo adesso a Vigevano, dove invece continuano a preoccupare le condizioni del Duomo danneggiato dopo il forte temporale di sabato sera. In queste ore è intervenuto anche il Vescovo Gervasoni, confermando che per ora è impossibile fare previsioni su una possibile riapertura. È lo stesso Vescovo Gervasoni ad ammettere che al momento non è possibile fare previsioni sulla riapertura del Duomo di Vigevano, la cui cupola è stata danneggiata da un fulmine nel corso del temporale di sabato sera. In queste ore si stanno effettuando monitoraggi con un drone, ma la sola ispezione per immagini non può bastare. Serve andare sul posto per controllare i danni, però il punto è difficilmente accessibile. Si sta attendendo l'arrivo di un carro gru con una scala alta 40 metri. Si ricorre a quei ingegneri alpinisti, quindi vanno su con modalità straordinarie, o se no abbiamo fatto tutta l'impalcatura e lì sono quelle che sono. Non saprei neanche quantificare. L'aspetto più preoccupante è infatti la logistica dei lavori. Le prime diagnosi hanno escluso danni strutturali. L'unico rischio ai risultati attuali è che possano crollare altri calcinacci. Il problema però è che per operare sulla lanterna. Abbiamo avuto un problema con il servizio. Proseguiamo con il nostro telegiornale, perché ci spostiamo di pochi chilometri a Magenta. Continua a far discutere il tema della moschea, di cui abbiamo molto parlato nelle ultime settimane, con la richiesta della comunità locale musulmana di avere uno spazio per la preghiera. Ebbene, dopo le polemiche di queste settimane arriva un gesto distensivo di apertura da parte della comunità cristiana della città, con un invito all'evento Ti racconto cos'è al centro San Paolo VI. Ti racconto cos'è. E questo è il titolo dell'evento che si terrà sabato prossimo presso il centro San Paolo VI di Magenta. A raccontarsi sarà la comunità cristiana da una parte, che spiegherà ai presenti la Pasqua, dall'altra la comunità islamica magentina, rappresentata dall'associazione Moschea Abu Bakr, che invece parlerà del Ramadan. Un evento di particolare rilievo se si considerano gli ultimi giorni, dove la richiesta della comunità islamica di avere un luogo in cui poter durante il Ramadan, appena iniziato, ha scaldato qualche animo. In particolare quando la comunità musulmana si è riunita in piazza Formenti davanti al comune per scambiarsi gli auguri di inizio Ramadan, ribadendo tuttavia la richiesta all'amministrazione di uno spazio di preghiera comunitaria. Spazio che tuttavia il comune non ha messo a disposizione per assenza di spazi con una capienza sufficiente. Tra pochi giorni cristiani, musulmani e magentini si ritroveranno insieme e al termine del digiuno che gli islamici osservano durante il loro mese sacro, anche una cena. Restiamo nel milanese, perché un altro tema di forte discussione è la richiesta di riapertura del pronto soccorso di Abbiategrasso nelle ore notturne, una richiesta che i cittadini con il sindaco in testa hanno portato fino alle porte del Palazzo della Regione.
stamattina siamo qui in tanti e la cosa è bellissima, e quindi abbiate grasso con forza, fa sentire la sua voce, è un passaggio importante, non ci fermeremo sicuramente qui, da qui invece si va avanti perché vogliamo riportare il nostro ospedale con tutte le sue funzioni e soprattutto con la riapertura del pronto soccorso in orario notturno. E con queste parole il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha dato inizio al presidio di una delegazione dei cittadini del comune che chiedono la riapertura nelle ore notturne del pronto soccorso dell'ospedale Cantù, chiuso ormai dal 2016. Il primo obiettivo per l'ospedale è ripristinare le funzioni che sono state perdute. E poi ovviamente la riapertura del pronto soccorso, perché il pronto soccorso deve essere messo in sicurezza per poter dare un servizio efficiente e deve essere messo nelle condizioni di dare un servizio ad un territorio che altrimenti rischia di andare ad intasare ulteriormente l'ospedale di Magenta, che oggi è in grande sofferenza. Quindi credo che la prossima tappa di questa mobilitazione debba coinvolgere anche i territori degli altri comuni che devono pretendere servizi adeguati ai propri territori. È un territorio molto fragile perché abbiamo un territorio poco densamente abitato, ci sono tanti anziani e questi anziani quando hanno dei problemi non hanno un punto di riferimento, specialmente la notte, e avere questo pronto soccorso aperto anche la notte quindi è un punto anche di sicurezza per tante persone che vivono nelle cascine, vivono nelle nostre campagne, perché altri ospedali sono molto distanti dal territorio di Abbiategrasso. Presenti alla manifestazione tanti cittadini accompagnati dai studenti e ragazzi che appoggiano appieno la causa. Non siamo solo giovani, siamo cittadini prima di tutto ed è giusto che noi come studenti siamo qua a manifestare per far valere i nostri diritti. Non chiediamo nulla di utopistico, quello dell'ospedale è un diritto imprescindibile per la città di Abbiategrasso, un polo comunque economico come ai margini di Milano. Siete arrabbiati? Arrabbiatissimi, certo, perché l'avevamo tutto completo, di tutto, pronto soccorso, poliambulatori, di tutto, e di conseguenza è giusto che ce lo teniamo. Arrabbiati? A dir poco arrabbiati, perché non si può, un bacino così enorme, Magenta sta scoppiando, Abbiategrasso chiude, Legnano è scomodissimo, bisogna andare a Vigevano. Hanno speso tantissimi soldi e soprattutto hanno fatto un pronto soccorso di 800 metri quadrati nuovo, la stessa dirigenza che l'ha inaugurato, la stessa dirigenza l'ha chiuso dopo pochi anni. Secondo me è un magna magna e queste cose qui si chiamano 'ndrangheta, perché non sono io che lo dicono ma sono i magistrati. Non è il problema solo del pronto soccorso che è stato chiuso, che è uno, è il pilastro del lavoro dell'ospedale, ma proprio che stanno depotenziando tutto, chiudendo il pronto soccorso depotenziano tutto. Noi siamo qua perché ad Abbiategrasso un comprensorio di 80.000 persone che non ha servizio e vogliono farne diventare un cronacario o un DH degli hospital non è giusto. Queste le voci della protesta di questa mattina in regione, adesso però cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Golferenzo, che è un piccolo paesino dell'alta Valle Versa che detiene un particolare record, ha un tasso di occupazione addirittura doppio rispetto a Milano. Un tasso di occupazione del 112%, quasi il doppio di Milano, è quello che è stato registrato, secondo un sondaggio di Infodata e rielaborato dal Giorno, nel piccolo comune di Golferenzo, un dato al limite dell'incredibile che in questi giorni sta portando nel minuscolo borgo dell'Alta Valle Versa di appena 198 abitanti, troupe e inviati da tutta Italia incuriositi da questa specie di miracolo economico. La spiegazione in realtà è piuttosto semplice e ha a che fare da un lato con la proverbiale operosità dei contadini che continuano a coltivare la terra anche dopo aver raggiunto la pensione e dall'altro con un progetto di rinascita legato al turismo enogastronomico avviato ormai più di un decennio fa e che ha portato al recupero del centro storico del paese e alla successiva apertura di diverse attività ricettive e produttive tra bed and breakfast, ristoranti e aziende agricole. Visto comunque come Golferenzo, 198 abitanti, molti pensionati, diciamo pensionati tra virgolette perché sono persone che ormai passano la pensione, recepiscono la pensione, però hanno ancora intestato i terreni, quindi sono ancora iscritte nell'associazione di categoria, si mantengono i terreni, e allora questo dato
viene intrecciato con la ricerca fatta e allora esce questo dato del 112%. Negli ultimi anni, sempre a partire da, diciamo, negli anni 2000, c'è stata un'inversione di marcia, cioè prima negli anni 70 la gente cercava l'occupazione nelle città, cercavano lavoro nell'industria, oggi invece c'è una retromarcia, quindi la gente torna a vivere nei piccoli comuni, torna, cerca delle start-up, di iniziare ancora nuove attività, inizia a produrre, chi prima vendeva uva adesso inizia a scoprire la produzione del vino. Poi devo dire, col Fiorenzo negli ultimi anni sono nate tante attività, a partire dai bed and breakfast, ristoranti, un ristorante agriturismi, una pizzeria, oggi con un nuovo progetto che il comune sta portando avanti, che nei prossimi mesi ci sarà l'inaugurazione, un'enoteca proprio nel centro del comune, una prossima struttura che hanno presentato il progetto e verrà avviata nei prossimi anni sarà un centro benessere. A Vigevano oggi è invece arrivata la replica del vice sindaco Ceffa dopo le polemiche degli ultimi giorni sui controlli ai giardinetti pubblici della città, controlli ritenuti eccessivi da diversi residenti rispetto alle altre emergenze in città. Sentiamo. I controlli straordinari sulla movida vigevanese torneranno, lo annuncia il vice sindaco Ceffa rispondendo a chi durante la manifestazione al Parco Parri aveva accusato l'amministrazione di predisporre pattugliamenti dedicati ai giardinetti tralasciando situazioni ben più problematiche. Ceffa spiega che la polizia locale agisce tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e pur nell'impossibilità di essere presenti ovunque si cerca di concentrare l'attenzione su alcuni obiettivi a rotazione. È chiaro che sono servizi che vengono intensificati e fatti per un certo periodo per cercare di risolvere almeno temporaneamente il problema, poi normalmente vanno sempre ripresi con una certa intensità, perché altrimenti normalmente l'attività delle pattuglie, della pattuglia in servizio, delle pattuglie in servizio è quello che viene, ripeto, stabilito dal comando. Possono intervenire su incidenti, su segnalazioni dei cittadini, cioè sono tantissime le attività che possono essere deputate alle pattuglie. La polizia locale deve occuparsi di tantissime cose, quindi i servizi nello specifico per i problemi non tanto di movida ma diciamo di vandalismo in centro storico vengono fatti per quanto riguarda la sera in straordinario, quindi possono essere fatti al massimo una volta al mese. Nel mese di aprile poi c'erano la parte delle vacanze pasquali e non è stato fatto, anche perché si è discusso in prefettura, di questo problema. Sono state anche stabilite alcune azioni coordinate da parte anche delle altre forze dell'ordine, quindi non si è intervenuti nell'immediato con altri servizi speciali, perché si aspetta di avere una programmazione anche concordata con le altre forze dell'ordine. Verranno ripetuti. Noi, dovunque c'è un problema, cerchiamo sempre di dare delle risposte. Mi sembrano un po' polemiche pretestuose. Noi cerchiamo di fare il massimo con gli uomini che abbiamo. L'amministrazione ha deciso di aumentare l'organico in dotazione della polizia locale e di utilizzare infrastrutture tecnologiche che ci permettano di essere sempre più efficaci. Torniamo alla cronaca con un nuovo caso di truffa agli anziani, truffe che ormai sono purtroppo all'ordine del giorno. L'ultimo caso si è registrato a Portalbera. Questa volta è stato il turno dei falsi poliziotti in Borghese, ancora truffe ai danni degli anziani in provincia di Pavia. A farne le spese l'altra mattina è stata una pensionata di 73 anni residente a Portalbera in Oltrepò Pavese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Stradella, la donna, che vive sola dopo la scomparsa del marito, ha ricevuto la visita di due uomini che si sono qualificati come poliziotti che stavano indagando su alcuni furti accaduti in paese. Con questo espediente
niente, i due malintenzionati sono riusciti a farsi aprire la porta e ad entrare. Una volta in casa, nonostante i sospetti della donna, sarebbero riusciti ad arraffare alcune centinaia di euro e una manciata di gioielli. Il sistema, ormai super collaudato, è sempre lo stesso: mentre uno dei due banditi tiene occupata la vittima, l'altro rovista in casa in cerca di soldi e preziosi. Trovato il bottino, i ladri hanno salutato la donna e se ne sono andati. La padrona di casa si sarebbe accorta del furto soltanto alcune ore più tardi, quando non le è rimasto altro da fare che andare in caserma a Stradella per sporgere denuncia contro ignoti. Sul caso indagano i carabinieri. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Seconda parte di Milano Pavia News che dedichiamo alla politica del capoluogo, quelle elezioni che si avvicinano sempre di più. È venuto a trovarci in studio Roberto Rizzardi, che è candidato con la lista Cittadini per De Paoli. Buonasera Rizzardi. Buonasera a tutti voi. Una lista Cittadini per De Paoli, come abbiamo titolato, senza il Partito Democratico. Sappiamo come in questi 5 anni la lista civica di cui ha fatto parte ha appoggiato l'azione del sindaco, certo, e più in generale della maggioranza targata, diciamo, PD. Ritorniamo un attimo anche su questa separazione. Cosa, che idea si è fatto poi a qualche mese di distanza? Ma noi facciamo comunque, per coerenza, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto per questi 5 anni. Chiaramente la lista si chiama lista Cittadini per De Paoli. Quando il sindaco ha deciso di ricandidarsi non ci sono stati tentennamenti, abbiamo ovviamente deciso di rivedere presenti, persone che volevano cambiare oppure nuovi ingressi, abbiamo ricostituito una lista solida, molto convinti, veramente appassionati, ma ha ritrovato ancora una passione, non dico come 5 anni fa perché era una novità, ma per tanti è stata una riconferma, mentre per quelli nuovi veramente uno slancio che non avremmo mai immaginato. Siamo molto carichi, coscienti che abbiamo un compito molto complesso, non so dare un giudizio su che cosa combineremo come lista. Sicuramente il avere come sindaco candidato il sindaco uscente sicuramente è una plusvalenza che ci darà penso che ci darà sicuramente dei vantaggi. È chiaro che la coerenza ci porta a sperare di avere un risultato buono indipendentemente dal resto del centro-sinistra, perché chiaramente lo scopo resta sempre quello di contrapporsi a questo movimento di destra che sta riempiendo le sedi elettorali, e io credo che Pavia non sia ancora così cieca da seguire il populismo. Io credo che comunque un risultato del centro-sinistra ci sarà. Bisognerà valutare poi tramite gli elettori, questo è il loro compito, che cosa vorranno scegliere o che cosa vorranno fare. Noi ci siamo, stiamo lavorando per quello. A proposito di avanzata del centrodestra, più che altro della destra, c'è molta polemica in queste ore per la visita del vice premier e leader del Carroccio Matteo Salvini. Molte liste si sono lamentate del fatto che il consueto spazio per il banchetto quotidiano in Piazza della Vittoria è stato revocato, si è lamentato l'ex sindaco Massimo De Paoli, si è lamentato Pavia Colori, tante persone. Anche in questo caso, cosa ne pensa di questo blocco momentaneo per la giornata di oggi? Ma sicuramente ci ha un po' sorpresi, anche perché le occupazioni di suolo sono state richieste come tutte le altre liste parecchio tempo prima. È chiaro che se per i partiti maggiori può non essere un disagio, per le liste relativamente minori o comunque quelle che vogliono programmare il lavoro è stata un po' una doccia fredda saperlo per esempio solo ieri. Non capisco che problemi potesse dare il fatto di mettere il banchetto in piazza per incontrare la gente. Lo dico a nome di tutte le liste, non è che ne faccia una questione solo per noi o per Pavia Colori per esempio. Però mi chiedo il senso da parte di un ministro addirittura degli interni che dovrebbe garantire la regolarità della propaganda elettorale. Noi avremmo finito alle 19, poteva bastare benissimo che alle 19 ci allontanassimo dalla piazza. Capisco tutte le norme antiterrorismo, è comunque un ministro degli interni, però se viene per un comizio elettorale a sostegno del proprio candidato, insomma,
credo che non sia stata una operazione che non lascerà sequele. Io purtroppo non sono adesso a Pavia, so che ci sarà una marcia alternativa, sì. Speriamo non ci siano incidenti, che sia come al solito una manifestazione pacifica e serena di un'idea diversa di città. Ecco. Questo per quel che riguarda la forma. Nella sostanza la visita di Salvini ha creato ancora più polemiche per i messaggi che ha propagandato nell'ultimo periodo, per il discorso anche affacciato al comune di Forlì, insomma anche da questo punto di vista ha creato molte tensioni. Ma sicuramente credo che sia stato quantomeno inopportuno quel messaggio su Facebook, ma credo che la persona stessa, non faccio cognomi ma l'abbiamo capito tutti, lo sappiamo tutti, penso che abbia manifestato una grande intelligenza a darsi anche a rendersi disponibile a chiedere scusa anche di persona. Mi sembra probabilmente l'eccesso dovuto all'entusiasmo e al problema di Facebook, che è un'arma utile come social network, ma a volte si può eccedere, sicuramente un messaggio molto, molto criticabile, che è stato anche autocensurato, quindi credo che sia una cosa che dovrebbe spegnersi così. Insomma. Per dovere di cronaca, l'abbiamo riportato anche nel telegiornale, il riferimento è al post con certo, sì. Salvini avvicinato a Mussolini a testa in giù, pubblicato dal candidato del PD Rizzo, che poi, come ricordava, si è anche scusato, si è detto disponibile a fare le sue scuse di persona. Pubblico. Torniamo un po' poi ai fatti concreti che interessano le persone. Tra i messaggi dell'ex sindaco De Paoli, della vostra lista, la volontà di portare a termine quello che è stato iniziato 5 anni fa. Chi invece vi contesta dice che in questi 5 anni non è stato fatto nulla. Ma intanto queste sono cose che sentiamo quotidianamente, ma anche esattamente l'opposto, di persone molto soddisfatte. È chiaro che non è semplice accontentare tutti, magari c'è stato anche un difetto di comunicazione, questo è vero, alcune cose magari non sono state portate a termine come avremmo anche voluto, però è chiaro che facciamo quando... un paio di esempi per capire, partiamo dalle critiche e poi passiamo alle cose positive. In che cosa, tornando indietro, avreste potuto far meglio? Allora, sul per esempio decoro e la famosa frase "la città è sporca" la stiamo sentendo non da adesso ma anche da 5 anni precedenti. Sì, sempre. Adesso io credo che ci sia sicuramente un problema di educazione della gente. Io stesso ho coordinato, anzi stiamo coordinando, nonostante siamo decaduti, un centinaio di volontari di associazioni diverse, nel senso che secondo me un'amministrazione non può rimanere inefficace, almeno come regia, per coordinare questi volontari che quasi ogni sabato vanno in alcune zone che indichiamo noi, fornendo, grazie alla disponibilità di ASM, i presidi di sicurezza, guanti, anche tutti gli strumenti necessari per essere efficaci, ma nello stesso tempo non farsi male. Mantenendo però l'autonomia, parlo per esempio di Trash Free o gli amici della Via Francigena, ci sono anche parecchi volontari, ci segnalano anche zone da pulire e anche voi avevate fatto un lavoro accurato di segnalazione. Siete andati direttamente. È chiaro che c'è una certa latenza per muovere questa gente, però stiamo mantenendo la loro autonomia e questo gratifica molto, anche perché appaiono in prima persona, però non dimentichiamo lo sforzo di ASM per seguire certo. queste cose. Sulle cose fatte, ecco, perché nelle scorse settimane il commissario prefettizio ha recepito la delibera del bando periferie, sbloccando questi 7 milioni di euro che porteranno alcuni interventi importanti certo. in città, al centro anche di molte polemiche in maggioranza negli ultimi mesi del mandato. Partiamo direi dalla viabilità intorno al San Matteo Aldea, che è un intervento molto atteso. Certo, tutto il bando periferie, ok, forse cominciamo a spiegarlo nei dettagli adesso, vi ringrazio anche di questa opportunità. Prenderemo un esempio, per esempio, del bando periferie che, scusate, che va a interessare un rifacimento di alcune piazze di Pavia per aggregazione anche nei quartieri, eccetera, ok. Io affronterei prevalentemente la novità stratosferica, secondo noi, della nuova fermata del treno S13 che verrà posizionata, avevo portato un cartello ma è troppo grande per gli studi televisivi, lo mostreremo in giro, lo stiamo facendo, ai banchetti anche nelle varie sedi,
perché questo porterà, la logica è di invertire il flusso, cioè da Milano favorire l'arrivo e l'attrattività delle strutture, università, le cliniche universitarie, gli RCCS pavesi e lo stesso DEA, quindi davanti al, in Viale Brambilla, per intenderci zona Brico, vicinissimo alla, alla zona Necchi, ci sarà una nuova fermata che probabilmente mi hanno assicurato verrà chiamato ospedali. E, con una passerella tra l'altro ciclopedonale che permetterà un collegamento. Certo, se non poi ci sarà l'attraversamento pedonale anche del, del, del Navigliaccio e si entrerà direttamente nella nuova piazza del San Matteo, quella prevista però a carico dei lavori San Matteo, innestandosi su una rete viaria ciclo, ciclopedonale che favorirà l'attraversamento della tangenziale attraverso il famoso ponte che si chiama Furini per tradizione, ma era stato proposto era una proposta firmata a Magni Rizzardi insieme a una rotonda su Viale Taramelli che darà una circolarità alla, alla circolazione del, dei mezzi e quindi arriverà finalmente anche l'autobus all'ospedale. Credo che questo insomma sia un risultato, i lavori sono in fase di appalto, quindi che tempi ci vorranno per il primo, la posa del primo mattone, diciamo? Allora così. È sempre meglio non sbilanciarsi in queste cose, comunque i soldi ci sono, questa è una realtà, sì. I finanziamenti ci sono e il commissario prefettizio ha destinato quei soldi a bilancio, quindi grazie anche al fatto che erano state, era stato approvato il bilancio preventivo entro la fine di dicembre, che non è una questione da poco, De Paoli l'aveva voluto a tutti i costi. In maggioranza chiaramente c'era qualche problema interno, però si è riusciti nonostante tutto con qualche piccolo compromesso ad arrivare al voto entro il 31-12 che ha reso disponibili i soldi dal 2 di gennaio, non è una questione da poco da sottovalutare. Ex sindaco De Paoli ha detto anche se molte cose non sono state fatte per le pressioni politiche del Partito Democratico. Bah, io sono la persona un po' più operativa, è vero, ci sono, ma è chiaro che quando si governa in maggioranza è normale che ci sia dibattito all'interno, sicuramente se uno governasse da solo con solo persone della sua lista o del suo partito è chiaro che non ci sarebbero grossi problemi interni, però è sempre stato un dibattito il più delle volte creativo, anche se su alcuni punti, per esempio mi ricordo Corso Garibaldi, ci sono state delle prese di posizione un po' rigide che hanno indotto a una revisione a cui De Paoli sicuramente non, è, non ha gradito, per esempio il ritorno al doppio senso in Corso Garibaldi, però erano piccoli ripieghi che sono stati compensati per esempio da parcheggi con strisce bianche, la zona bene o male funziona, quindi si è riusciti a trovare una soluzione di compromesso. Grazie Roberto Rizzardi per essere stato con noi. Grazie a tutti. Noi torneremo più avanti a parlare di politica e di elezioni nel capoluogo, adesso però, come sempre, rivediamo i principali fatti di oggi. 43 persone arrestate per reati che vanno dall'associazione a delinquere alla turbativa d'asta, tra i fermati anche 4 esponenti di spicco di Forza Italia. Condanna a 3 anni e 4 mesi per l'ex direttore della residenza di Montebello Giovanni Gastaldo, 3 anni per l'operatore sociosanitario Davide Montagna. Riaprite il pronto soccorso nelle ore notturne, protesta di una delegazione di Abbiategrasso davanti alla regione. Non ci fermiamo qui, le parole del sindaco Nai. Proseguiamo la nostra informazione con la cronaca, perché l'ex primario della clinica Santa Rita, Brega Massone, condannato a 30 anni, potrà usufruire di permessi premio. Sentiamo. Permessi premio da spendere in famiglia per un massimo di 12 ore al giorno e per alcune occasioni particolari. Il medico pavese Pierpaolo Bregamassone, l'ex primario della clinica Santa Rita, condannato a 30 anni per le operazioni inutili sui pazienti, potrà usufruire di permessi speciali per passare del tempo con la sua famiglia. Bregamassone è in carcere da oltre 11 anni e da 5 non usciva di cella, ad eccezione di alcuni permessi che gli erano stati concessi pochi mesi fa per recarsi in una biblioteca di Milano. I suoi avvocati difensori da tempo chiedevano che il loro cliente potesse uscire dal carcere per stare con i familiari. La scorsa estate era però arrivato un primo rigetto. Per i giudici, il chirurgo pavese non aveva compiuto una revisione critica del proprio operato, cioè non aveva dato segni di pentimento, tanto che non aveva neppure risarcito i danni alle parti civili. Lo scorso aprile, in una nuova udienza, il collegio giudicante ha disposto l'acquisizione di nuovi documenti, in particolare di una nuova relazione sul comportamento di Bregamassone, stilata da un'equipe composta da un criminologo, uno psicologo, un educatore e dalla direzione del carcere. I
I permessi premio potranno venire utilizzati solo in occasioni particolari e dovranno comunque sempre essere autorizzati dal giudice. I legali di Bregamassone nelle prossime settimane presenteranno anche un'istanza per chiedere che il chirurgo possa svolgere ore di volontariato alla Caritas di Pavia. È stato siglato il patto locale di sicurezza urbana che vede coinvolti una ventina di comuni del Magentino e dell'Abbiatense. Capofila di questo progetto sarà Magenta. 20 comuni insieme a sostegno della sicurezza cittadina. È stato firmato ufficialmente, dopo l'approvazione nei rispettivi consigli comunali, il patto locale di sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense ed ex statale 11, che ha come capofila Magenta. Siamo ormai a 9 anni questo patto locale, siamo al terzo rinnovo, sempre 20 comandi, quindi sempre più uniti, sempre più convinti che questa sia la formula giusta per poter lavorare insieme. Il patto locale ci consente di abbattere le barriere territoriali e quindi di fare servizi serali notturni insieme, quindi pattuglie su più territori in contemporanea, controllare insieme anche locali di pubblico spettacolo, bar, aree dove c'è microspazio sia di giorno che di notte, quindi di lavorare con risorse tecniche e soprattutto umane adeguate al contesto. Sono 20 comandi, parliamo di 111 agenti, 17 ufficiali e un comandante dirigente, quindi insomma dei numeri importanti. Un modello virtuoso l'ha definito l'assessore regionale alla sicurezza Riccardo Decorato, presente durante la firma ufficiale, che vorrebbe si estendesse anche ad altre province lombarde. È la chiusura di un grande percorso, altri 3 anni di lavoro insieme sul territorio, 21 comuni, quindi un'aggregazione molto importante, una delle più importanti in regione Lombardia, alla presenza di regione, quindi dell'assessore Decorato, di tutti i sindaci e degli amministratori che hanno lavorato in questi mesi per dare corso a questi appunto altri 3 anni di controllo del territorio, che appunto su cui lavoreremo sul controllo della velocità, controllo dell'uso dei telefonini, cinture, ma poi sicurezza nelle nostre piazze, sicurezza nelle nostre vie, un mutuo soccorso nei nostri comuni, quindi abbiamo eliminato tutte le barriere che impedivano fino a qualche anno fa alle nostre polizie locali di essere limitative rispetto ai nostri comuni. Oggi una pattuglia di Magenta può andare ad Abbiategrasso, può andare a Cornaredo, quindi davvero c'è un'integrazione delle nostre polizie locali. E poi il 2.0, cioè tentare di diventare un comando che funziona all'unisono, quindi con un grande coordinamento su tutti i nostri comuni. Voltiamo pagina, si continua a parlare dell'ipotesi di uno svincolo autostradale a Pieve Albignola. Sul tema è intervenuto in queste ore l'assessore regionale Terzi, puntualizzando: la regione sta facendo la sua parte. La Regione Lombardia crede nella necessità di realizzare lo svincolo di Pieve Albignola lungo l'autostrada A7. Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Terzi rispondendo a un'interrogazione del consigliere del Movimento 5 Stelle Simone Verni. Verni, ricordando come l'opera sia fondamentale per il territorio, aveva fatto presente che il Consiglio regionale aveva già approvato un ordine del giorno in merito lo scorso 18 dicembre e che voleva un aggiornamento su quanto fatto da quel momento fino ad ora. L'assessore Terzi ha spiegato che sono stati chiesti alcuni approfondimenti tecnici a Milano Serravalle, fra cui studi sul traffico e ipotesi di costo, e che la Regione sta attendendo i risultati. Da Terzi però è arrivato anche un appello ai privati per farsi avanti nel sostegno all'operazione. La realizzazione dello svincolo è un progetto importante per tutta l'area interessata, ha detto l'assessore, dunque sarebbe auspicabile che i vari attori territoriali, comprese le maggiori aziende della zona, partecipino anche dal punto di vista economico. Ringrazio, ha concluso Terzi, il consigliere regionale Roberto Mura e gli onorevoli Elena Lucchini e Angelo Ciocca per essersi prontamente attivati sul tema. Siamo nella fase della progettazione preliminare, ma il lavoro prosegue. Adesso la pubblicità, torniamo tra poco con le ultime notizie. Riprendiamo la nostra informazione e lo facciamo con la campagna di prevenzione del tumore al colon messa in campo dalla SST a Vigevano. Vediamo.
toccare con mano, nel vero senso della parola, le lesioni che si possono formare nel colon e che, se non curate, portano il rischio di degenerare in tumore. È l'iniziativa di prevenzione della SST di Pavia che ha portato un gonfiabile nel castello di Vigevano riproducente appunto un colon. Una modalità innovativa di informazione al cittadino riguardo il rischio di insorgenza di tumore del colon. Il tumore del colon è un tumore piuttosto frequente, è il terzo tumore più frequente nell'uomo e il secondo tumore più frequente nella donna, e anche nella nostra provincia ha una rilevanza importante perché causa circa 250 decessi all'anno e 1600 ricoveri ospedalieri. Da qui l'iniziativa intrapresa dall'azienda sanitaria di Pavia, la nostra unità operativa di endoscopia digestiva, di questa modalità informativa al paziente, questo viaggio guidato all'interno di un tunnel gonfiabile che riproduce un tratto di intestino in cui il cittadino può vedere quelle che sono le lesioni che, se non trattate, possono portare all'insorgenza del tumore. I visitatori vengono portati all'interno del colon gonfiabile per poter vedere le malformazioni più pericolose. L'invito ovviamente è quello di svolgere una colonoscopia per evidenziare, nel caso eliminare, i fattori di rischio. L'iniziativa verrà replicata nei prossimi weekend a Pavia e Voghera. Vediamo ad esempio qui un polipo, che è una delle lesioni precancerose più diffuse. Questo è il cosiddetto polipo peduncolato, ma il polipo può avere una forma anche diversa, che può essere una piccola protuberanza o una protuberanza di dimensioni assolutamente maggiori, che nasce direttamente sul piano della mucosa, ed entrambe queste lesioni devono essere rimosse perché gran parte dei polipi, se lasciati a sé, possono portare al tumore nel giro di 10-15 anni. La colonscopia consente di identificare queste problematiche, consente la rimozione di queste lesioni riscontrate e di fatto salva la vita al paziente, per cui la nostra iniziativa è quella di voler dare un'informativa corretta all'utenza e invitarla a sottoporsi ai programmi di prevenzione che peraltro in ambito nazionale e anche nella nostra provincia sono stati già attivati a partire da tutte le strutture ospedaliere e dall'azienda di tutela della salute. Cambiamo argomento, continua a fare discutere la misura del reddito di cittadinanza. Un dato importante è stato fornito dai sindacati, dalla UIL. In provincia di Pavia sono arrivate 6.000 richieste. Carlo Barbieri, iniziate le prime elargizioni del reddito di cittadinanza, c'è un po' di malumore tra chi pensava di prendere molti più soldi, invece si è visto tutto sommato una cifra contenuta. Il primo passo anche in provincia di Pavia, qual è stata la percezione di chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza? Ma sai, i numeri che stanno un pochettino arrivando confermano un po' quello che erano un po' le aspettative, no? Magari erano un po' caricate le persone di aspettative, però il trend è un po' quello, anche per Pavia rispecchia un po' il dato nazionale. Le domande per Pavia sono più di 6.000. E purtroppo questo corrisponde al momento particolare del nostro territorio, perché sono tante, saremo più o meno la terza provincia che ha chiesto come numero. Le risposte sono quelle, anche queste in media con il dato nazionale, ma si sapeva che i criteri erano abbastanza stringenti. Il dato per Pavia è un po' superiore a livello nazionale, perché quelle accettate sono intorno al 70% rispetto a chi aveva i requisiti, perciò anche questo è un altro dato, se vogliamo, positivo per chi aveva l'aspettativa di avere il reddito, però dal punto di vista generale è negativo, perché vuol dire che conferma che il nostro territorio fatica a uscire dalla crisi e che servirebbero davvero politiche nuove, politiche di rilancio. Questo è un po', ecco, il dato rispetto al reddito di cittadinanza. Io mi aspetto, io veramente ho aspettative nella seconda fase della legge del reddito. Spero davvero che i tutor sappiano creare condizioni per favorire l'occupazione, e questo è l'obiettivo della legge, ma è anche l'obiettivo che spero che il nostro territorio riesca a portare a casa, perché c'è bisogno di maggiore occupazione.
Ovviamente adesso, come dicevamo, c'è la fase dei navigator che dovranno cercare almeno 3 posti di lavoro per candidato. Sono insomma numeri piuttosto importanti, visto che 6.000 persone, 3 posti di lavoro, insomma il calcolo è abbastanza rapido da fare. La domanda è, secondo Carlo Barbieri, c'è la possibilità che in provincia di Pavia si riesca comunque a trovare un posto di lavoro per ognuno di questi 6.000 persone? Ma io spero che ci sia la possibilità. Sarà complicato trovare posti di lavoro per tutti questi numeri che sono significativi. Io penso che c'è un'occasione, l'occasione sono le elezioni a Pavia, ci sarà un nuovo consiglio comunale, un nuovo sindaco, spero davvero che metta al primo punto dell'agenda dei nuovi lavori della nuova consigliatura il fatto di creare le condizioni perché a Pavia ci siano più posti di lavoro. Servono politiche nuove, politiche di espansione, servono politiche di investimento, sia pubblico che privato, con l'obiettivo di creare posti di lavoro. Questo è quello che noi chiederemo quando ci sarà il confronto con tutti i candidati. Serve investire sul territorio con 4 argomenti secondo me fondamentali, perciò rilanciare le attività produttive, creare le condizioni perché le attività, le industrie che ci sono possono avere forme di rilancio, creare condizioni per avere nuovi insediamenti produttivi sul nostro territorio, investire sull'ambiente, non soltanto a livello di proclami e di spot pubblicitari, va veramente fatto un investimento sull'ambiente, il nostro territorio deve investire sull'ambiente in maniera positiva. Cioè non possiamo dire abbiamo il problema delle discariche e poi raddoppiamo le discariche sul nostro territorio, perciò servono politiche ambientali nuove che creeranno sicuramente anche da questo punto di vista occupazione, servono politiche che permettono di rilanciare l'area dell'edilizia, l'area delle costruzioni. Abbiamo un patrimonio inestimabile che sono le aree dismesse. Ecco, alla nuova amministrazione io chiederei veramente di fare sintesi e di rilanciare le nuove aree dismesse, permettere anche qui insediamenti produttivi, insediamenti magari anche di nuove abitazioni o anche aree che interessano. A Pavia non c'è un centro congressi, non c'è un hotel che possa soddisfare a queste richieste. Abbiamo realtà importanti come l'università, come il mondo della sanità, dove i congressi sono all'ordine del giorno per fare delle cose interessanti. D'accordo che c'è l'università, però bisogna andare sempre nell'area di Milano. Ecco, sono questi qua, questi 4-5, perché poi la bacchetta magica penso che non ce l'abbia nessuno, su questi 4-5 problemi che ci giochiamo il futuro e lo sviluppo del nostro territorio. Ovviamente abbiamo accennato sanità, è un altro dei temi delicati. Da questo punto di vista potrebbe esserci uno spiraglio per cercare di investire appunto su una sanità migliore, su nuove assunzioni, che ne so, su nuove formazioni. Ma anche qui serve secondo me una cabina di regia. Io sono convinto che siccome il responsabile sanitario della sanità è il sindaco si deve fare carico o di delegare qualcuno della sua giunta o di farlo in prima persona, di coordinare. Pavia ha bisogno di tornare a fare rete. Abbiamo delle realtà importanti come il Policlinico San Matteo, come la Maugeri, però dobbiamo metterli in rete con gli hub ospedalieri della SST, dell'ex azienda ospedaliera. Allora, se noi facciamo rete, riusciamo a mantenere sia le eccellenze che abbiamo, magari riusciamo anche a rilanciarle, riusciamo magari anche a soddisfare i bisogni che arrivano dal territorio di sanità rispetto anche a forme di prevenzione, rispetto a forme di specialistica territoriale, riusciamo magari anche, come dicevi tu, a creare nuovi posti di lavoro, perché in questo campo le carenze sono veramente tante. Non cito il pronto soccorso, dove le situazioni sono all'ordine del giorno di attese lunghissime, che sono legate a una organizzazione che va un po' rivista, ma servono anche nuove missioni di personale, perché se mancano gli infermieri, se mancano i medici, chiaramente poi le liste d'attesa non si accorciano ma si allungano. Ci spostiamo adesso a Broni per il convegno sulla sostenibilità ambientale che si è tenuto proprio oggi con la visita del presidente dell'Unione Internazionale degli Enologi, Riccardo Cotarella. Una ricchezza enorme, un territorio unico per la viticoltura che deve essere rivalutato, così ha definito l'Oltrepò Pavese il presidente dell'Unione Internazionale degli Enologi, Riccardo Cotarella, intervenuto a Broni nell'ambito del convegno dedicato alla sostenibilità ambientale in agricoltura e organizzato dal Comune e dalla cantina cooperativa Terre d'Oltrepò. Se escludiamo vicende specifiche, diciamo
di cui l'Oltrepò, come altre zone, sono state vittime. L'Oltrepò soffre di tante caratteristiche di cui hanno sofferto e soffrono ancora molte zone italiane. Vale a dire non voler dare al proprio territorio e a chi lo coltiva con coraggio e abnegazione quella dignità che non è soltanto economica, anzi quella viene di conseguenza, una dignità diciamo di immagine, di professionalità, in quanto si considera benissimo che questo è il mio vino, questa è la mia uva, tanto meglio di così non si può fare, invece no. Io mi auguro che l'Oltrepò Pavese, a monte delle sue ricchezze enormi, per certe volte, per certi casi anche uniche, mi riferisco all'aspetto del territorio, alla sua esposizione, alla sua giacitura, questi pendii incredibili, no? Alle sue uve tipiche, no? O anche a quelle aggiunte che hanno trovato albergo in maniera perfetta in Oltrepò Pavese, possa, grazie all'opera di chi è chiamato, specialmente noi enologi, è chiamato a valorizzare, possa risorgere a quello per cui la natura gli ha donato. Non deve fare miracoli, basta dargli all'Oltrepò Pavese quello che l'Oltrepò Pavese già ha e che aspetta con impazienza che venga valutato. Parole non lontane da quelle pronunciate in passato da Luigi Veronelli, che arrivò a definire questa zona come superiore a qualsiasi altra in Italia, eppure superata quanto a redditività per i contadini e le imprese da molte altre negli ultimi 30 anni. Ma il risorgimento e la resilienza dell'Oltrepò Pavese, come del resto per tutta la viticoltura italiana, non può che passare dal concetto di sostenibilità ambientale, tema a cui è stato dedicato l'incontro. Ma su questo punto il grande enologo è categorico: per garantire un futuro alla terra e alle nuove generazioni occorre affidarsi alla scienza e alla tecnologia nel segno di un'agricoltura di estrema precisione. Diciamo, non è un'opportunità, è una condizione sine qua non. Possiamo definire questo approccio, quello che intendo, una viticoltura di precisione. Vale, intervenire nel momento giusto, col prodotto giusto, nella dose giusta, nella necessità giusta. Quindi non è una cosa semplice, non può essere fatta da chiunque, da chi si improvvisa viticoltore o chi si intende per viticoltore, colui che fa le cose come suo padre, come suo nonno, così indietro nei secoli dei secoli. Ci vuole una certa attualità nell'applicazione di qualunque professione, non soltanto nella nostra, ma in tutte le professioni bisogna anche usufruire dei mezzi che la scienza moderna ci mette a disposizione. Con questa notizia è tutto, vi ricordo come sempre in prima serata l'appuntamento con musica e passione.